Bentornati e benvenuti a un nuovo episodio di Dark Souls 3. Qui è il vostro solito Hendrix. Ci prepariamo a giocare finalmente. Oh, mi stavo incasinando. Ok, si usano gli analogici. Allora, non so se l'ho detto nel primo episodio, ma ho platinato Dark Souls 2, quindi qualcosa me lo ricordo. Non ho mai usato i perri. Potete scrivere nei commenti quello che volete, non limiterò nulla. Che figata, aspettavo questo gioco da un culo. Il 2 mi è piaciuto un culo. Che cosa vuoi tu? Come si picchia? Non me lo ricordo. Si beve con questo. Occhio di merda. R1 per picchiare. Ok. Sono abituato a dove si picchia con quadrato. Non so perché. Le fiaschette non sono più... non sono più bottiglie, ma si svuotano pian pianino. Allora, leggiamo i cosi. Cerchio più rotolata. Ok, l'ho fatto prima. Anche di lato, ovviamente. Vediamo un po' il tutorial. Aggancia. Ah, ok. Attacco potente R2. Tengo premuto. Anche prima era così? Non me lo ricordo. Mi vergogno. No, vorrei esplorare. Però vorrei ricordarmi i tasti. Ok, allora ho scelto il cavaliere perché era il più figo. Normalmente avrei scelto lo spreco di ossigeno oppure... che cazzo? Celeste. Cinereo. Ah, è vero, nel trailer ci hanno fatto vedere che non sono più come prima. Siamo cenere. Siamo fatti di cenere, bruciamo. Il gigatra... ah, era ricoperto di braccio, era... stesso. Sei un NPC, tizio? Ah, backstab, tradotto. Vediamo. Ok. Che rumore strano. Allora, scale posso risalire. Vado molto cauto. È Dark Souls, non è mica... è Hello Kitty, tua mamma trota! Island Adventure. La gomma. Stronzo. Allora, leggiamo i messaggi. Uso oggetto, ho notato, grazie. Vorrei capire come si cambiano le... ok, con giù si cambiano. Vorrei andare un attimo nelle opzioni. Riempire di esso al falò. Ripristina i punti A. Immagino che lo scopriremo più avanti. Ha droppato. Campana sacra da chierico. Buon per lui. Seguirò pure i vostri consigli, ma giocherò, diciamo, a modo mio. Ho appena visto che c'è una barra blu là in alto. Demon Soul. Sei un fantasma, tu? Ciao, tizio. Ah, è come Dark Souls 2. È un fantasma normale. Che scemo. Anima di cavaliera di un cadavere abbandonato. Ok. Ma ovviamente sto giocando a PS4. Avete visto il mio nome ID quando ho creato il personaggio. Andiamo avanti. Soggetto. Mi paro con questo. Cioè, non mi ricordo niente, se mi sento nabbo. L più R1 calcio. C'è qualcosa che non so. L più R1 calcio. Non sembrerebbe. Che palle. Parata. Contrattacco. Ok. Sarebbe il dopo il parry. Fai il critico. Ok. Un tutorial anche per chi non ha mai visto questo gioco. Lo sta vedendo per la prima volta. Scambia armi. Cambia oggetti. Ok. Vorrei capire correre. Aspettate. Prima... fatemi vedere lo scudo, le statistiche dello scudo. Assorbimento danni 100% fisico? È così sgravo già questo qui livello base? Spero che non ho capito io male. Spiegazione. Ah, molto più comodo. Minchia, 100%! Bomba! Mamma mia. Andiamo avanti. Figata. Fa molto... Game of Thrones. Andiamo. Vabbè, che pendenza sei. Ottimo, ottimo. Falò! Ma io mi ricordo come si corre. Lo scopriremo adesso. Olè. Mi sono spaventato un sacco. Ok, ho trovato il primo trofeo, mi sembrava anche giusto. Allora, ho scoperto come si corre nel frattempo con cerchio. L'ho messo con cerchio e si corre con cerchio. Wow! Merda!
Fantasma! Come ti saluto? Così? Ho tolto la vibrazione e gli farò così. Molto, molto pacifica come cosa. Comunque, allora, c'è un tizio lì. Andiamo tranquilli e beati. In corsa quindi è un attacco. Uè! Colpo di meno. Non ho capito come si usa la barra blu. Spero verrà spiegato. Durante lo scatto salto. Sì. Allora, grazie. Non dimmi che c'è il Ragdoll! Oddio! Io non ho giocato a Bloodborne, ho giocato solo a, come si chiama? A Dark Souls 2, quindi. Proprio per. Tizio. Bravo. Ma non importa, eh? Perché non mi ha ricaricato le fiaschette nel. Un attimo, eh? Vado a ricaricare le fiaschette. Ok. Ok, sono spawnati di nuovo tutti i nemici. Mi sembra che è giusto. Perdonate la mia nabbia. Cioè, sembra veramente 100% di danno che non arriva, eh. Sono un coglione. Porco diavolo. Sono stato più bravo prima. Ah, stamina, quanto mi sei mancata. Ah, per la pezza. Cristo. Non si evita niente a tornare, sono un coglione. Penso sia per Nabi questa classe comunque. E questo vuol dire che sono Nabu io. Andiamo avanti. Abisso, sei tu? Posso lanciarmi qui? È un super baule quello? Ah già, non si salta. Se saltavo lo prendo quell'oggetto. Dimmi come sono tornato già indietro. Ah, l'attacco è caduto, ovviamente. Quindi ci deve essere un nemico qua sotto che lo prendo così? Sì, immaginavo. Wow, animazioni! From, aggiornati per Dio! Uè! Muori male. Dopo una rotola faccio un attacco, tipo. Ok. Ah, posso salire di nuovo da qua, quindi recupererò quell'oggetto. Mentre stavo tornando, perché ho sbagliato molte volte il salto, ho trovato questa stradina. Aiuto! No, no, non picchiatemi. Minchia, siamo in un posto bruttissimo. Non voglio morire giovane. Cazzo, ma come mire? Porco diavolo. Beviamo bene. Maledizione. Scommetto che serve per togliere la guardia quel calcione, ma non ho ancora pagato da dare. Bomba incendiaria. Ok. Allora ragazzi, non sono riuscito a prendere quel coso, forse sono io stronzo. Spero che più pro di voi sapranno che come si fa a prendere quell'oggetto, sarebbe veramente gentile dirmelo. Ma se ci vuole soltanto saltare, un po' mi incazzo. Oddio, un boss, sicuro. E io non gli rompo le palle. Che figa l'acqua. Ho preso da poco la PS4. Fatemi godere di questi effetti. Si muove la. Oddio, sembra molto ambigua comunque. Chiuso, devo battere questo tizio. Che bei tentacolini che ti escono dietro, tizio. Gentile, se ti do un colpo ti incazzi, vero? Ricopero tutto e vado qui con l'Estus. Ciao, tizio, che gioca a nascondino da solo. Ciao. Ok. Andiamo a picchiare questo testa di merda. Attacco preventivo. Vai. Non è. Rimuovi spada. Ma perché sta così comodo? Ma questo è quella di peso di Evangelion di lancia. Togliamola. Ha sangue addosso. Gli si è infilata nel culo palesemente la spada. Ok, allora. Mutandami. Due colpi, ok. Prima si studia il moveset. E prima si arrivano a cattone in faccia. Cattivissimo, tizio. Devo mettermi in. Le granate devo mettermi.
vuole droga, tizio. Olè. Voglio spastro sempre. Aia, Cristo. Devo giocare un po' più aggressivo. Oh, bitch. Non ho fatto R2, però. Ho fatto R1. Al momento giusto. Wow, le mie chiappette sono abbronzate. Ho preso la mira. Merda. Ok. Riprendi la gra. Prendi quella mira, grazie. Ok. Sarà molto divertente. Posso fare il backdash secondo voi a questo tizio? No, giro dall'altra tizio. Allora, lancia quella parte. Bello. Bello. Cazzo. Due colpetti. Colpetto. Che cazzo! Ho comprato Dark Souls 3, non Bloodborne. Sì, vabbè. Con quale hitbox, arbitro? Merda. Vediamo un attimo che dobbiamo star bene. Perché non mi sono messo le bombe? Maledizione. Due colpetti e ce ne andiamo. Non so. E vai. Vediamo. Ah, è vero che se schiaccio sempre premuto lo scudo si toglie la stamina. Non si ricarica lentamente la stamina. Carino quella boccuccia. Quanto è bella avere danno fisico al 100%. Ah, bel praticamente. Cazzo. Che bello shotamento. Che errore di merda. Bevi, 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 e te. Inutile. Stamina torna. Stamina ritorna. E più lontani. Allora, non ho capito un cazzo. Mi sto cagando in mano. Non vorrei perdere la prima mossa per la prima morte. Così adesso la mia agra. Riesco a colpirlo? No, devo colpirgli sempre il corpo. Vediamo. Ok, devo colpirgli il corpo centrale. Questa melma di petrolio no. Perfetto. E me ne va. Uno, due. Mi prende, ricarica, bravo. Ma com'è cazzo di Xbox di merda? Colpettino. Attacco della vita. No, non capisco. È finito. Mi chiedo con il discriminato quanto sarei morto. Con calma. Uno, due. Fottiti. Dov'è? Voglio la cosa muto. Questa. Stai giù, bitch. Esatto. Spada spirale. E la peppa. Mi ha dato tutta la vita al massimo. E non ho più fiaschette e sto se posso finalmente uscire da lì. Voglio vedere l'arma però. Sono io Nabbo, non c'è qui. Forse nell'inventario. Vuoi vedere che è una chiave? Sono un genio. Usala sul falso del santuario per viaggiare. Non sarà così sgravo come sembra. Spada da mancante del falò del santuario. Non può essere utilizzata come arma. Grazie. La schiaffo in un qualunque falò e posso trasformarmi tra tutti i falò tipo. Questa spada viene tramandata solo al campione della cenere, che il giudice attende custodendo la spada all'interno del proprio corpo. Al campione della cenere. Come al solito non ci ho capito un cazzo della lore, per ora. Guardate! Ora bruciamo, stiamo ardendo! Sembra una cosa molto osè, ma non è vero. Che figo! Vorrei informazioni più. Esploriamo meglio. Nulla. Ok. Posso aprire? Ora? Ok. Sempre più Bloodborne. Qui c'era la... Ah, ok, no. Che figata. Wow.
Sì, comunque è molto pittoresco, si può dire. Da preda a cadavere, che brutto. Spada spezzata. Grazie, grazie. Meno male che ho preso cavaliere. Mi pensavo di essere un po' più bravo, lo ammetto. E invece sono un cagone. Ok, corriamo. Leggi messaggio. Apri menu. Grazie. L'ho scoperto prima di te, penso. Si esplora. Posso parlarci o ti devo uccidere per forza, tizio? Mi chiedo da cosa vengono a decidere questi bracci. Comunque, veramente, ha aperto un mondo soltanto il filmato introduttivo di Dark Souls 3. Mamma mia, le... Beh, sì, vabbè. Balbuziente. Le campane facevano spawnare i... boss. Ho mancato un questo Sparta magico, scusate, sono molto triste. Comunque, ho visto altri due stronzi da questa parte. Chissà cosa sono questi stronzi, ora che c'è il Ragdoll posso vederli bene. Sono triste, sono... Non li voglio uccidere, se non è strettamente necessario. Che cazzo? Ok, necessario, necessario. Era un ottimo modo per prendere in agguato, ok, sono stronzo io. Con calma. Quattro stronzi all'orizzonte. Cioè, frecce da lì e da stronzi, eh? Devo tornare indietro per il falò, non voglia. Vediamo un po'. Bitch! Sbagliando si impara. Allora, visto che ho 100% di difesa fisica, posso andare così. Ah, vedi che mi fa male. Che cazzo è 100%? Forse perché è di fuoco? E mi toglie un po'? Ok. Un messaggio, sono sicuro. Una pozza di sangue, non è un messaggio. Posso vederla? Vi prego, non voglio morire. Non... Sì, yeah. Ah, questi errori grafici sono veramente una pecca di questo gioco. Fatemi vedere questi tizi. Vorrei... Allora, in tutti i Dark Souls che ho visto, non sono mai riuscito a trovare il binocolo. Sono sicuro che c'è anche in questo. Ma, pazienza. Questi sono, devono essere altri giocatori che sono morti come dei stronzi nell'abisso. Ok. Tutto a posto, spero di non essermi preso qualcosa. Essermi perso qualcosa. Sembrerebbe di no. Andiamo avanti. Cos'è quel simbolo adesso? Qui in alto a destra, in alto a sinistra. Prima era tipo inibito. Dimmi che c'è un falò. Altare del vincolo. Ok. Tu vuoi uccidermi, bastardo? Tutti che. Che cosa cazzo ti è successo, tizio? Allora, ciao tizio, cambia azione, tocca macchia di sangue. No, no, parlo col tizio. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Ok. Don't you think? What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. Ok. So you're not fit to lick Stai them? zitto. Avevo bisogno di rileggerlo. Ok, qualcuno vuole che. Tizia di Smeraldo? Qualcuno voleva che uccidiamo tutti i boss, tradotto, dei tizzoni. Ok, ci sto capendo qualcosa. Non ho ca ancora capito perché sono così cinereo. Nito? La culla da Bloodborne? Quel tizio? Ok, quello lì, la culla di non mi ricordo chi era, il primogenito di lì. Dove c'era la badante suprema angelica super cattiva che sventrava in Bloodborne. E questa è la culla di quel tizio. Cazzo! Una po'. Come fai a morire in questo pezzo, tizio? Dimmi! Qualcuno sta rompendo le palle.
stato ucciso male. Comunque, prima di salutarci, volevo dirvi che questo cavaliere sembra quello uguale a quello di Dark Souls 1, da quando siamo dentro. Forse è una mia illazione. Ok, l'episodio finisce qui, non so come riesco a editarlo, altre cose turche, perciò ci vediamo in un prossimo video.